Ciao a tutti, grazie per essere qui. Devo ringraziare tutte le persone che in questi anni ci hanno aiutato a raggiungere questo primo risultato importante. Ringrazio gli attivisti, i sostenitori, i portavoce. Adesso siamo qui tutti insieme nella sede del Comitato Elettorale e vediamo quello che accade. Dai, seguiteci. Tutti i partiti, quando c'è stato il governo, non hanno mai messo giornate elettorali. Scusami, agosto. Ragazzi, sono emozionatissima. Si vedeva questi numeri? È arrivata. Ciao. Ciao, che emozione, grazie di essere qui. Direi che è una sera importante, una giornata importante. I romani stanno lanciando un messaggio chiaro. Stiamo assistendo a un momento storico. È vero, è solo il primo tempo. È solo il primo tempo e ci sarà poi comunque un rush finale. Però è un momento storico, è un momento importantissimo, sia perché potrei diventare il primo sindaco donna di Roma, sia perché i romani hanno fatto chiaramente intendere di non credere più alle promesse, agli slogan elettorali, sia ancora perché i romani stanno dimostrando fiducia a un movimento politico che sta presentando un progetto di governo serio e trasparente. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che con noi da anni lavorano su Roma, sul territorio, i sostenitori, gli attivisti, i portavoce, i rappresentanti di lista che in queste ore sono nei seggi, ancora, a lavorare. A tutte le persone che in questi anni hanno creduto in un progetto e l'hanno portato avanti. Stiamo ricostruendo uno spirito di comunità. E questo è importante. I romani sono pronti a voltare pagina e noi siamo pronti a governare, io sono pronta a governare questa città, a restituire lo splendore e la bellezza che merita. Il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando. Ci siamo. Ancora un messaggio, una triste notizia. Per l'eurodeputato scomparso, ci tengo a manifestare il cordoglio e le condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Grazie. Abbiamo 4-5 domande, la prima è la Lanza. Sì. Eccolo. Sono Giovanni Fulgione, mi vede dell'Ansa, emozionata, sì. Vabbè, non le faccio, si nota. E lei ha già sentito Beppe Grillo, qui sono molti membri del direttorio, ha sentito anche gli altri? No, devo dire che ho il cellulare scarico e quindi non ho ancora sentito Beppe. Immagino poi nelle prossime ore, cioè, devo ricaricare. Gli altri? Beh,
e gli altri siamo tutti qui, tutti i portavoce sono qui, siamo anche i rappresentanti, appena finiranno di lavorare nei seggi ci raggiungono, insomma siamo tutti qui. Sì, no, ancora non ci siamo sentiti, credo siamo ognuno di noi concentrato, sicuramente insomma un bel risultato ovunque, ma siamo tutti concentrati sulle nostre città in questo momento. Agenzia Dire? Io volevo chiedere, hai detto che hai vinto solo il primo tempo per ora, contro chi vorresti giocare il secondo? Contro Giachetti, contro la Venone, ci sono differenze? Indifferente, noi continuiamo veramente a lavorare su Roma. C'è qualcuno dei due che vedi più abbordabile? Uguali. Sky di G24. C'è la prenotata? Non c'è Sky? Scusa. Italia? Eccola. Riccio. Ora si profila il ballottaggio con la Meloni, lei dice io non temo nessuno dei due, però l'elettorato della Meloni e la Meloni stessa aveva detto noi voteremmo per Raggi nel caso non andassimo al ballottaggio, quei voti che potrebbero arrivare da Fratelli d'Italia nel caso ci fosse Giachetti, che cosa dice? Guardi, noi non siamo mai andati a caccia di voti, noi abbiamo sempre lavorato per far conoscere alle persone, ai cittadini, ai romani quello che accadeva all'interno delle istituzioni e quello che era ed è il nostro progetto e così continueremo a fare. Chi crede in questo progetto voterà Movimento 5 Stelle. Piazza Pulita, l'ultima domanda. Dietro. Lei dice che ancora al fine primo tempo, però diciamo che a sentirla parlare dall'emozione, da quello che dice, parla insomma di cambiamento come se già si sentisse sindaco di Roma, insomma ha detto Roma potrebbe avere un sindaco donna, sente già sulla poltrona di sindaco, pensa che questo dato che è molto alto, a differenza con il secondo candidato che sia Meloni o Giachetti, adesso ancora non lo sappiamo, però la distanza è molto ampia, questo la fa essere fiduciosa, lei mi dirà di no magari, però nel suo volto vediamo insomma che si sente molto in vantaggio. Guardi, un dato importante è che il Movimento 5 Stelle, senza apparentamenti, è la prima forza politica a Roma. Lei non sarebbe emozionato? C'è un risultato storico, è un risultato storico. Grazie mille.